Buongiorno gente, bentornati sul mio canale. Ci stiamo finalmente avvicinando al periodo più romantico dell'anno e a me piace pensare che questo non sia l'unico momento in cui l'amore viene festeggiato, ma è piuttosto il momento in cui gli viene dedicata un'attenzione maggiore. Per questo motivo ho deciso di condividere con voi una serie di regali da condividere con la persona amata durante il periodo di San Valentino o anche durante un qualsiasi altro momento dell'anno, perché ogni giorno è giusto per festeggiare l'amore con la persona amata. Dicevo regali perché non ho intenzione di darvi i soliti consigli, quindi le solite idee di regali che si possono fare durante il giorno di San Valentino, anche perché quelli li conosciamo ormai tutti e sono sempre validi, quindi cioccolatini, fiori, vino o altre cose come gioielli, quelli sono sempre belli, sempre ben accetti, ma anche un po' scontati. Piuttosto, però, mi voglio concentrare sulle esperienze, perché le esperienze sono quelle cose che vengono ricordate davvero negli anni e sono anche quelle che in questo momento ci mancano di più. Per cui, senza perderci troppo in chiacchiere, partiamo subito con la prima, che è quella che ho notato mancare di più in questo momento a tutti quanti, ed è quello di viaggiare. Sono consapevole che non possiamo viaggiare in questo momento perché la maggior parte di noi si trova in zona rossa, in zona arancione e altri colori vari che non ci permettono di andare da nessuna parte, ma nulla è perduto perché anche se in questo momento non possiamo veramente viaggiare, potreste prendere questa giornata per organizzare un viaggio da fare non appena ci sarà possibile farlo. Per cui si potrebbero già cominciare a mettere da parte i soldi necessari per fare il viaggio che state sognando da un sacco di tempo. Oppure ancora meglio, si potrebbero già acquistare dei voucher per voli o per notti in hotel. Perché in questo modo mettiamo già da parte i soldi necessari per affrontare il viaggio e aiutiamo anche il settore del turismo a riprendere l'attività. Un'altra attività che manca a moltissimi di noi è quella di mangiare una buona cosa in un bel ristorante. Per questo motivo, se avete la possibilità di passare una giornata insieme alla vostra persona amata, vi voglio consigliare di divertirvi a cucinare qualcosa di speciale insieme, che sia un brunch appena svegli, oppure un pranzo con le cose che più amate, o ancora meglio, una cena accompagnata da tantissime candele, un buon vino e della musica romantica. E vi assicuro che questi momenti saranno quelli più apprezzati da entrambi. Un'altra attività che potrebbe essere molto amata dalle coppie fit e quelle che amano fare sport e tantissimo movimento è quella di preparare uno zaino con qualcosa di buono da mangiare, un po' d'acqua e avventurarsi in una camminata o una pedalata non troppo lontano da casa, perché adesso ci possiamo prendere tutto il tempo necessario per notare davvero tutto quello che ci circonda e scoprire anche cose nuove in luoghi conosciuti benissimo. Per le coppie che invece amano il relax e passare intere giornate allo spa, vi consiglio di prepararvi un bagno caldo con tantissime bolle, tantissime candele e della musica rilassante e passare una serata o una giornata intera a farvi massaggi con oli essenziali e semplicemente a passare del tempo rilassante insieme, perché questo è il momento più adatto per staccare veramente la spina e dire oggi non faccio nient'altro che dedicare tutta la mia attenzione alla persona che amo. Infine, l'ultimo consiglio che vi voglio dare è quello di creare una serata cinema a casa vostra, ma non una serata semplice in cui si accende la TV e si guarda un film, ma una vera esperienza di come quando si va al cinema, quindi con tanto di popcorn, luci spente, la giusta atmosfera e nessun tipo di disturbo, quindi via tutti i cellulari, via tutte le distrazioni. Questo è l'ultimo consiglio, ma ovviamente se vogliamo completare una giornata intera con cose da fare solo insieme alla persona amata,
Vi posso consigliare di mettere insieme tutti questi consigli, quindi vi svegliate insieme la mattina, vi preparate il brunch insieme, quindi arrivate così al pranzo. Dopo il pranzo si può fare una bellissima camminata o una pedalata se vi piace andare in bici e poi tornate a casa e vi potete preparare un bagno caldo, una doccia caldissima e vi potete rilassare un po', magari con un bicchiere di vino in attesa di cenare e quindi preparare una buonissima cena insieme e infine potete concludere la giornata con la serata dedicata al cinema o anche semplicemente alle coccole. Detto questo, il mio video finisce qui. Io spero davvero di avervi dato qualche spunto utile per passare una bellissima giornata insieme alla persona amata. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!